dove siamo? Siamo al Città Fiera e siamo prontissimi per passare del tempo assieme alla scoperta di nuovi talenti. Infatti, terza puntata di Singing Time, il miglior tempo che potremmo trascorrere insieme, ascoltandoli. Per chi di voi si fosse perso come funziona Singing Time, andiamo adesso insieme a scoprire tutto il regolamento. Ci saranno 35 concorrenti che si sfideranno nel corso di 5 semifinali. Due saranno le categorie in gara, la prima quella degli inediti e la seconda quella delle cover. Solo in 8 accederanno dalle semifinali alla finalissima del 6 gennaio. E come verranno selezionati questi concorrenti? Ci sarà una giuria che si suddividerà in giuria tecnica, giuria web e giuria popolare. Il valore dei voti della giuria tecnica sarà del 50%, quelli della giuria web 30%, giuria popolare 20%. Sarete infatti anche voi a poter votare il vostro preferito su www.cittafiera.it. E sempre su cittafiera.it potrete prenotare il vostro posto per far parte della giuria popolare e vedere tutti i talenti dal vivo proprio a Città Fiera. Chi farà parte della giuria tecnica? Esperti del settore, ma li scoprirete solamente il 29 dicembre. E siamo arrivati alla terza puntata di Singing Time, siamo già qui pronti con la prima concorrente, siamo qui con Luana per la categoria inediti. Luana, sei emozionata? Abbastanza, sì. Sì? Ah, però ho visto che hai comunque un trascorso importante dal punto di vista canoro. Sì, questo assolutamente sì. E quindi sei comunque emozionata? È sempre una prima volta. Sempre. Ma come hai iniziato a cantare, Luana? Ho iniziato quando avevo 6 anni. E era il giorno di Carnevale, nel 2005. E tutti i miei amici erano andati a una festa in un ristorante, in maschera, vestiti in maschera. E prima di partire mi ricordo che sono andata in camera mia e stavo guardando Pattinaggio sul ghiaccio con mia nonna e c'era questa bambina che apriva appunto con l'inno italiano la squadra nazionale italiana e mi sono innamorata di questa bambina e alla fine sono rimasta a casa invece di andare a questa festa con i miei amici per rimanere a casa a provare tutta la sera questo inno d'Italia. Quindi guardando le gare di pattinaggio normalmente tutti si sarebbero innamorati delle varie piroette, dei salti, no? Delle ballerine, invece alla fine tu ti sei innamorata dell'inno d'Italia. Inno d'Italia a cappella? No, non lo farei mai adesso. Ok, troppa l'emozione, allora ti lasciamo salire sul palco per cantare, cosa canti? Our Light, è una mia canzone che ho scritto un mese fa. Con Our Light, Luana Del Sal. I can't sleep in nightmare, I feel like a blank page. You are always on my mind, and I can't make a change. New York City, it's my place, I'm dreaming it. Every day I'm feeling too much. Crazy for you, it's easy and I fall down. Don't criticize, and I fall down. Don't criticize. This town is so bright, I can see
our light, miss you in my bed. I can't forget, I can't. The stars are seeing the pain. Are we both insane? Why did you run? Oh Luana, eccoti qua, è andata bene allora? Sì, va bene. Sei soddisfatta? L'emozione è un po' calata salendo sul palco? Abbastanza, dipende dai momenti in cui si pensava, perché quando canti, suoni, cerchi sempre di immergerti in quello che sei o quello che fai, cerchi sempre di esprimere al meglio e magari è questa l'intenzione che vuoi dare. Allora, prima non abbiamo parlato, questo non è il primo talent a cui partecipi, hai partecipato già ad altro, ma da questo talent cosa ti aspetti? Beh, prima di tutto era comunque una prima esperienza, non ero mai andata in televisione e quindi era sempre un'esperienza e poi cerco di far capire appunto quello che provo, i miei sentimenti attraverso quello che suono e magari qualcuno magari potrà capirlo. Quindi Luana, è molto importante fare un appello al pubblico affinché ti voti. Microfono tutto per te. Sono Luana, votatemi e spero con questa esperienza di poter fare quello che amo e questo sarà soprattutto grazie a voi. Grazie. Di storie di ragazzi e ragazze che sono cresciuti nella musica e con la musica in famiglia ne abbiamo ascoltate abbastanza nel corso di queste 3 puntate, ma anche oggi siamo qui con Alessia Trevisiol che è stata inserita nel mondo della musica e a farti innamorare della musica è stata la mamma. Sì, esatto. In poche parole, io all'età di 16 anni, diciamo da piccola ho sempre cantato, però non ho mai ipotizzato di poter cantare seriamente, diciamo, cioè prendere lezioni di canto seriamente. Mia mamma era l'Uomo Falcone e ha visto una scuola di musica da quelle parti e ha detto: ma Alessia, ti andrebbe di provare a iniziare a prendere lezioni di canto? E da lì mi hanno messo subito dopo 2 mesi fuori a cantare, quindi soddisfazione immensa, e da lì è iniziato un po'. Beh, ma prima canticchiavi già un po'? Sì, ma cantavo, non so, alle feste di famiglia, alle feste di compleanno, cose molto semplici. Quelle cose che tutti i parenti adorano, insomma. esatto. Bene Alessia, però per te quest'oggi è comunque un po' una prima volta. Perché abbiamo visto la concorrente precedente cantare con il pianoforte, col piano, e anche tu quest'oggi ti accompagna al piano. Speriamo bene, perché è da circa 1 mese e mezzo, 2 che ho iniziato a studiare piano per accompagnarmi. E quindi speriamo che vada bene, insomma. Quindi sei emozionata senz'altro? Sì. Ero più tranquilla, certo, se cantavo su base forse era meglio, però dopo io sono così, ogni tanto se mi prende il momento parto e vado, e quindi speriamo bene. Bene, allora in bocca al lupo. Alessia, che cosa canti? Canto una canzone di Battisti, E penso a te. Con E penso a te, Alessia Trevisiol. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, gli telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te, dove andiamo? E penso a te. Gli sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai.
so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando, cercando, cercando. Scusa, è tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te. Non sono stata divertente e penso a te. Sono al buio e penso a te. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te. Pararararaira. Pararararaira. Penso a te, e penso a te, e penso a te. Beh, sul fatto che ti lasciassero cantare alle feste di Natale ora è tutto molto più chiaro. Com'è andata questa prima esperienza con il piano? Beh, per essere una prima volta è andata abbastanza bene, ho fatto sicuramente qualche errorino. Mi scuso per tutti quelli che suonano il piano perfettamente benissimo e spero che, insomma, l'interpretazione sia andata bene, insomma, spero che sia piaciuto, insomma, speriamo. Senz'altro hai fatto venire i brividi a tutti qua con la tua voce, quindi perdoniamo qualche errorino con il piano. Cosa ti aspetti da questo talent? Ma secondo me intanto è un'opportunità a provare, per mettersi a confronto anche con, insomma, i giudizi ovviamente della gente, anche capire, insomma, professionisti cosa ne pensano, sempre per imparare sempre di più, insomma, no? E poi è un'opportunità, insomma, avere, cioè, ricevere anche una borsa di studio. Non fanno comodo sicuramente quei soldini, perché fanno sicuramente comodo, volevo dire, perché insomma studiare musica richiede tanto sacrificio e quindi è giusto, insomma, cercare di diciamo pagare da sé le proprie lezioni anche. È giusto provarci, allora cerchiamo di rendere concreta questa possibilità. Appello al pubblico anche per te. Se vi è piaciuta la performance, votatemi e, come dico sempre, io ingroppo la coccinella e speriamo bene, insomma. Terzo concorrente in gara, dopo aver ascoltato due ragazze, è finalmente giunto il turno del primo ragazzo di quest'oggi. Siamo con Gianmaria Comito. Gianmaria, come sei, emozionato? Ma sì, all'inizio è sempre un po' così, eh? Cioè il battito del cuore, però poi si va lì e si scioglie tutto. Però nomi importanti nel tuo palmarès. Scusami? Dei nomi importanti nella tua carriera, perché c'è Mogol, Patti Pravo. Esatto, sì, ho aperto un concerto di Patti Pravo nella mia città qualche anno fa. Ho avuto l'opportunità di conoscere Mogol, questo grande autore fantastico, e in più anche Anastasi, che è un altro compositore molto importante, Giuseppe Barbera pure, che ringrazio anche per quello che mi hanno dato. Hai aperto un concerto di Patti Pravo, giusto? Esatto, esatto, esatto. È stata un'emozione particolare, esatto. E a livello di talent, questa è la prima volta? Talent, sì, ci ho sempre provato, come tutti penso al giorno d'oggi riescano, tentano tutte per poter far conoscere la propria musica, però no, non è la prima volta, però non ci sono mai arrivato. Quindi ho sempre iniziato, ma non ci sono mai arrivato al talent vero e proprio. Perché, diciamolo al pubblico, c'è anche un'esperienza molto fresca, hai partecipato alle selezioni di Sanremo? Sì, e anche quella non è andata, quindi vabbè, prima o poi qualcuno andrà. No, questa è una cosa, un appello, posso farlo? Di non demordere mai, questa è una cosa che bisogna essere temerari per questo lavoro, perché altrimenti non si va avanti. Eh beh, senz'altro, nel mondo artistico questo è un punto fondamentale per poter cercare di progredire dal punto di vista della carriera. Però tu, questa carriera come l'hai iniziata? Come ti sei avvicinato nel mondo della musica?
Allora, io di sangue artistico, perché ho mio padre che era un attore e quindi non ho preso le sue scie, non posso dire di aver preso la stessa scia, però ho preso un campo che era più adatto a me, diciamo. Sono diventato consapevole di questa cosa molto tardi, a 15 anni più o meno, 15-16 anni, e ho iniziato a studiare un po' di canto, però poi ho dedicato la mia carriera allo studio e il canto è diventato da autodidatta, diciamo. Non è mai tardi per intraprendere una passione. Che cosa ci canti quest'oggi? Canto il mio primo inedito, che è appunto dedicato a mio padre, Buonanotte papà. Con il suo primo inedito, Buonanotte papà, Gianmaria Comito. Difficile non averti accanto, svegliarmi senza il tuo sorriso mai spento. Hai lasciato un vuoto dentro che non riesco più a colmare. Sei stato la mia guida, mi hai insegnato a camminare. In un solo mese lasci questo mondo, tu voli via senza preavviso e cambia tutto all'improvviso. Perché non puoi darmi ancora un sorriso? Perché in verità sei il mio mito, lo sei sempre stato, e ne parlo al presente se vivo ogni istante nel ricordo di te. Che sei stato sempre un grand'uomo nella tua semplicità e continui a indicarmi la strada nella mia realtà. Quante stelle, buonanotte papà. Le tue gioie, le tue incazzature, le tue fragilità sono impresse nella tela, nei pensieri della sera. Io non mi sento solo in ogni mio passo. Come graffio il tempo scorre lento nelle stanze della mente, mi sento solo tra la gente. Ma tu mi riesci a seguire comunque, perché in verità sei il mio mito, lo sei sempre stato, e ne parlo al presente se vivo ogni istante nel ricordo di te. Che sei stato sempre un grand'uomo nella tua semplicità e continui a indicarmi la strada nella mia realtà. Quante stelle, buonanotte. Tu scrivi una lettera per me, ti risponderò. Entra nei miei sogni per un po' stasera. Perché in verità sei il mio mito, lo sei sempre stato, e ne parlo al presente se vivo ogni istante nel ricordo di te. Che sei stato sempre un grand'uomo nella tua semplicità e continua a indicarmi la strada nella mia realtà. Verrai solo per dirmi, bello di papà, non smetti mai di stupirmi. Beh, Gianmaria, è andata bene, no? Dai, bene. È difficile a dirlo subito dopo, però sì. Un brano per papà. Esatto, esatto. Papà che non c'è più, immagino. Sì, esatto. È stato scritto nel periodo in cui non stava tanto bene e poi è diventato, purtroppo, era stato scritto per una guarigione, però poi è diventato quello che è diventato. Beh, sicuramente papà che ti starà seguendo è stato fondamentale nel tuo percorso artistico, no? L'hai detto anche tu, che insomma era un attore, però ti ha indotto a diventare un cantante.
Esatto, sì, ha sempre cercato di volermi fare un po' l'attore anche per indole normale, però era molto fiero di questa cosa di un altro percorso artistico. Allora Gianmaria, in bocca al lupo, un appello per i nostri telespettatori affinché ti votino. Spero abbiate apprezzato la mia musica, io sono Gianmaria, se vi va votate per me. Quarta concorrente, attenzione, perché siamo qui con una giovanissima, la più giovane del talent, Iris. Emozionata? Tantissimo. Tantissimo, mi ha svelato che sta tremando, però bisogna tirare fuori la voce sul palco, eh? Sì. Da quanto canti, Iris? Raccontaci un po'. Sono passati 4 anni, canto da 4 anni e la passione è nata da piccola, cioè cantavo sempre. Cantavi sempre, chi sono i tuoi cantanti preferiti? I cantanti a cui ti ispiri, come chi vorresti diventare da grande? Come Amy Winehouse o come Alicia Keys, preferite. Beh, delle cantanti che hanno una bella voce. Sì. Senti Iris, ma vai ancora a scuola ovviamente, come fai a conciliare la musica, il canto, lo studio proprio per la musica e la scuola? Ci provo. È difficile? Sì, abbastanza. Però il tempo per le passioni si trova? Sì, sempre. E allora, siccome sei emozionata, io ti lascerei andare a cantare e poi magari scambiamo qualche battuta dopo che hai cantato. Che cosa canti? Back to Black di Amy Winehouse. Con Back to Black, Iris Dinai.
dirgli se a 12 anni si canta così si può solo crescere, si può solo migliorare. Bravissima. Ti sei piaciuta? Sì. Sei stata soddisfatta o pensavi di cantare meglio? No, sono abbastanza soddisfatta. Ma cosa ti aspetti da questo talent? Vabbè, di migliorare e di diventare una cantante nel futuro. Potrebbe essere il primo gradino per arrivare appunto a fare una grande carriera, no? Sì. E allora dobbiamo fare un appello ai tuoi amici affinché ti votino sul web. Facciamo questo appello? Sì. Votatemi tutti e... basta. E allora votiamo tutti Iris. Ci fermiamo un attimo, qualche secondo di pubblicità e poi torniamo qua. Singing Time. Di questa sera un piccolo, ci fermiamo un attimo in questa queste esibizioni perché è venuto a trovarci il presidente provinciale dell'UNICEF, Alberto Zeppieri. Alberto, hai visto qualche cantante che ti piace particolarmente? Sì, ho visto già dei talenti ed è importante comunque che il messaggio arrivi anche a chi non crede di essere bravo, a chi non crede di essere pronto, perché l'importante in queste iniziative è socializzare e presentarsi e imparare e capire anche quali sono i propri limiti e nel caso dei bambini il limite è solo l'esperienza, perché c'è tutto. Poi ci sono sicuramente delle persone, e qua ne conosciamo molte, senza fare nomi, tu sai a chi mi riferisco, che sono in grado di capire, chi ha la possibilità di crescere artisticamente parlando, e quindi c'è anche chi può aiutare in questo percorso con il giusto insegnamento. Quindi il suggerimento è: venite, approfittate di queste iniziative così belle che hanno tutta l'approvazione dell'UNICEF che mi preso di rappresentare, perché dove ci sono iniziative che vanno al cuore dei bambini c'è la solidarietà, e la musica e la solidarietà sono sempre andate di pari passo. E infatti per questo noi facciamo questo scambio di battute, perché ovviamente l'UNICEF è una realtà dove il mondo dei giovani, dei ragazzi è padrone, è importantissima l'aggregazione, è importantissima l'aspetto della socialità che la musica esprime al meglio. Sì, poi tra l'altro io all'interno dell'UNICEF vengo dal mondo della discografia, qui ci sono dei produttori che mi conoscono, con i quali collaboro, e sono anche uno degli autori dello Zecchino d'Oro, non dimentichiamoci, quindi sono molto vicino ai bambini anche sotto questo aspetto. E allora attenzione, perché i concorrenti passano anche sotto il tuo vaglio. Però non abbiate paura del confronto, il messaggio è sempre questo: non dobbiamo aver paura della novità, e c'è sempre, e dobbiamo incoraggiare l'accettazione, la condivisione e l'accettazione, così come nel canto, così come nel gioco, anche poi nelle cose più importanti della vita, quelle ahimè alle quali siamo costretti a intervenire, perché l'UNICEF esiste perché ci sono delle emergenze, perché nel mondo c'è bisogno di aiutare i bambini. Io vorrei che l'UNICEF non esistesse più, perché vorrebbe dire che non ci sarebbero motivi per intervenire. Alberto, l'ultima battuta insieme, ovviamente per tutti questi valori che abbiamo elencato, un plauso alla Groove Factory che ha portato questa esperienza qui al Citafiera. Io adoro quei ragazzi della Groove Factory, penso da 15 anni andiamo a braccetto, sposo tutto quello che fanno, abbiamo collaborato moltissimo anche in altri ambiti televisivi, quindi sanno che quando ci sono di mezzo loro, se vogliono, possono sempre contare sul nostro appoggio. Ed eccoci qui con la prossima concorrente, siamo con Margherita Pettarin che partecipa qui a Singing Time con un brano inedito. Ciao Margherita, tu sei emozionata oppure, essendo già del mestiere cantando da tanti anni, sei tranquilla? No, sono emozionatissima, perché è giusto avere sempre adrenalina dentro che poi ti fa tirare fuori tutto quanto quello che hai. Come hai iniziato a cantare, Margherita? Da piccolina, io ho sempre cantato, però ho iniziato a studiare a Gorizia quando avevo 9 anni circa, e adesso pian pianino sto andando avanti e speriamo bene.
E quindi anche tu ti trovi, come tante ragazze e tanti ragazzi che abbiamo incontrato qui nel nostro percorso, a dover conciliare il mondo della musica e il mondo degli studi. Ovviamente sottolineiamo questo aspetto, che è importante, perché è difficile per chi coltiva una passione riuscire a fare entrambe le cose. Sì, è molto difficile, però secondo me basta organizzarsi. Io da quando sono piccola sono sempre stata abituata a fare tante cose e quindi riuscivo a ritagliarmi un po' di tempo per tutto e quindi mi è risultato abbastanza facile. Allora, tu non ti ispiri a nessuno nello specifico, è giusto? Sì, diciamo che a me piace ascoltare tanti cantanti, tanta musica e cerco di rubare un pochino da ognuno, senza copiare niente ovviamente, e farlo mio. E cosa rubi da chi? Allora, da Beyoncé, regina indiscussa secondo me, e il modo di fare, il modo in cui si muove sul palco, e poi da tante cantanti italiane, anche storiche, tipo Mina, cerco un po' di rubare appunto la tecnica, il modo in cui usa la voce, tante piccole cose. Quindi vedremo anche un po' di Beyoncé sul palco o questa sera no? Magari, no, stasera no. Allora, come si chiama il tuo inedito, Margherita? E questa canzone l'ho scritta io e si intitola Gravità. Con il suo inedito Gravità, Margherita Pettarin. C'è sempre stato un vuoto fra di noi. Dirti che è normale mentirei. Speravo in un futuro, via da cui stringevi le mie mani fragili. Torna e non andare, giuro fa più male senza ormai una dignità. Passerà del tempo, l'universo è spento e non c'è più gravità. Cambieremo il mondo un po' che non ti penso, ritorniamo alla realtà. Chiudi quella porta, tanto sei già dentro, lascia i tuoi ricordi qua. E intanto resta cieca l'anima. Un'ora, un giorno per l'eternità. Non basterà dimenticare che mancava il coraggio senza te. Torna e non andare, giuro fa più male senza ormai una dignità. Passerà del tempo, l'universo è spento e non c'è più gravità. Cambieremo il mondo un po' che non ti penso, ritorniamo alla realtà. Chiudi quella porta, tanto sei già dentro, lascio i tuoi ricordi qua. Se potessi prestarti i miei occhi, passeresti anche tu notte insonni. E se dovessi abbracciarti nel male, fingerò di insegnarti a volare. Torna e non andare, giuro fa più male senza ormai una dignità. Passerà del tempo, l'universo è spento e non c'è più gravità. Cambieremo il mondo un po' che non ti penso, ritorniamo alla realtà. Chiudi quella porta, tanto sei già dentro, lascia i tuoi ricordi qua. Lascia i tuoi ricordi qua. Lascia i tuoi ricordi qua. Margherita, allora com'è andata? Mi sono sentita bene, però penso possa sempre andare meglio. Ti sei sentita bene? Perché la musica fa sentire bene. Sì, a me tantissimo. Quando sono sul palco, tipo, sono da tutt'altra parte, mi dimentico tutto quanto, canto e basta. Che poi, tra l'altro, ricordiamolo, hai anche iniziato a suonare uno strumento. Sì, a gennaio di quest'anno ho iniziato a suonare il piano, perché scrivendo testi comunque mi aiutava avere uno strumento che
con cui potessi comunque costruire delle melodie. Allora ho iniziato. È un valore aggiunto, hai dichiarato. Sì, secondo me è un valore aggiunto perché saper suonare e cantare insieme credo sia una delle cose più belle in assoluto. Allora, torniamo a Singing Time. Che cosa ti aspetti da questo talent? Mi aspetto di crescere, di fare una bellissima esperienza e di poter far sentire le mie canzoni a più persone possibili. Sai come dobbiamo fare però per riuscire in questo obiettivo? Chiedere ai nostri amici di votarci. E sono Margherita e se vi sono piaciuta votatemi. Penultima concorrente in gara, siamo qui con Anni Discia. Anni, da quanto canti? Da quando avevo circa 12 anni ho iniziato lì il mio percorso canoro, diciamo. Ispirandoti a chi? Perché noi abbiamo fatto una piccola chiacchierata adesso prima dell'intervista e qui c'è un'altra appassionata di Beyoncé. Diciamo che io quando ero piccola guardavo un po' i filmati di Beyoncé e Shakira, però dopo col tempo mi sono anche appassionata ad altre cantanti, tra cui Tina Turner, che è una delle mie preferite, e anche Anouk, che è tipo la mia musa, diciamo. Ecco. Allora, raccontiamo un po' perché hai deciso di partecipare qua a Singing Time. Penso che sia sempre un'occasione per farsi conoscere. E questa volta verrà trasmesso anche in TV, quindi ancora più persone possono conoscermi. È sempre un'occasione, secondo me. Eh sì, questo senz'altro, però tu qualcosa l'hai già fatto nel mondo della musica. Raccontiamolo anche questo. Sì, io al momento ho diversi progetti a cui sto lavorando. Ho una cover band con la quale facciamo cover genere hard rock. E ho un duo acustico e seguo anche un progetto di inediti che però non ho voluto portare oggi perché sono ancora all'inizio e quindi preferisco completarli per poi portarli fuori nel mondo musicale, insomma. Allora, non vuole svelarci niente sui suoi progetti, sui suoi inediti, quindi questa sera gareggia per la categoria cover. Con che cover? Insieme a Testo Bene di Battisti. Con Insieme a Testo Bene canta Anni Discia. Che cosa vuoi da me? Cosa pretendi da me? Se è giusto non lo so. Elementari sì e no. Donna è donna, tu una donna sei. Che importa cosa fai? Resta qui con me finché vuoi. Che da mangiare c'è. Sola. Il tempo corre e voi.
bel rock, Ani. Allora, prima mi hanno detto che mi mettevano il beep. Che figa! Bravissima, veramente. Com'è andata? Secondo me è andata bene, ero un po' emozionata, però ci sta, cioè, c'è sempre l'emozione che però si trasforma in grinta nel mio caso. E infatti hai scatenato una bella scarica di grinta, l'abbiamo sentita tutti. Allora io direi, è andata bene, tu ti sei piaciuta, facciamo un bel appello al pubblico, però in questo caso facci sentire quest'anima rock anche nell'appello. Ok, allora vi chiederò di votarmi in questo modo. Votatemi ora. Eh sì, purtroppo anche per oggi siamo giunti alla fine, siamo all'ultimo concorrente, ovviamente nessuno voleva arrivare all'ultimo concorrente, ma tutti erano curiosissimi di ascoltare il nostro Andrea Millo. Ciao Andrea, sei emozionato? Sì, assolutamente. Ciao a tutti, buonasera. Raccontaci un po' com'è nata la tua passione per il canto. Ma è un aneddoto molto interessante e divertente, perché io non ho studiato musica quando ero piccolo, poi ho lasciato stare, suonavo la tromba. Poi un giorno stavo finendo la terza media e stavo giocando alla PlayStation, perché ero un gran par di tempo, e mia madre mi fa, cantichiavo così, perdevo tempo davvero, mia madre mi fa, senti, ma sei bravo a cantare, perché non torni a farlo? Perché non ti metti in questo? Perché non torni a fare musica? E così il giorno dopo torno a casa e mi fa, Andrea, ti ho iscritto all'esame di ammissione per il liceo musicale di Trieste, il Carducci, e io... Ah, e così è partito il tutto, insomma. Beh, se hai risposto così non sembravi molto entusiasta, però. Ero spaventato a morte, ma man mano che facevo passi ho scoperto quanto in realtà mi piacesse fare questa cosa. E quali sono stati questi passi? Perché hai fatto tante cose nella tua carriera, seppur pur essendo così giovane, comunque hai davvero tanta esperienza alle spalle. Sì. Voglio essere il più umile possibile, quindi io canto da soli 5 anni, non mi sento educato vocalmente abbastanza ancora. Ho avuto un duo con un ragazzo, facevamo cover a Trieste, un mio carissimo amico che saluto, ciao Alessio. E un'altra cosa, praticamente dal secondo anno del liceo ho dovuto studiare canto lirico, perché la prof di canto leggero se n'è andata e così sono arrivate due di un'impostazione un pochettino più lirica, quindi questa cosa mi ha formato molto. Nell'ultimo anno ho lavorato con, dopo una lunga rete di contatti sono arrivato ad avere una band che si chiama Tea Time, saluto tutti i ragazzi, Diego è qui con me. Porti anche la spilla? Sì, c'ho la spilletta col nome. Allora, perché hai deciso di partecipare a Singing Time? Perché è un bel evento, è una buona esperienza e ci sta, non vedo l'ora, cioè voglio mettermi in gioco. E che cosa ti aspetti? Ma innanzitutto voglio dire cosa sono contento di aver visto oggi, tanta competizione, veramente complimenti a tutti. E cosa mi aspetto? Di crescere. Che cosa ci canti oggi? Partecipi per la categoria inediti, ricordiamolo. Oggi canterò Sci, un inedito della mia band. Ed ecco a voi l'ultimo concorrente in gara, con Sci, Andrea Millo. She was a boss of nature, shining on the camera roll, smiling. I went around the rendezvous looking for her. She was making out with diamond in the flurry of fame. All the stars have fallen from their soul. Ask them to the eye. So get enough in my love with her. Oh, is the only thing I ever dream about. Can I give my all to you? Say that's another thing. She drove me crazy as a body was dead. Brushing her face, I gave her my dreams. Now I hear you were there, and I am thinking that you were my everything. And now I'm in love with you. Oh, is the only thing I ever dream about. Can I give my all to you? Say that you never did, say that you never did.
and I'll dim light without. Oh, is the only thing I have to dream about. Can I give my all to you? Say that you never did, say that you never did. About. Can I give my all to you? Say that you never did, say that you never did. Un po' tutti, Andrea, questa sera. Abbiamo visto tra l'altro anche il tuo amico Diego che era qui, che se la canticchiava. L'hai fatta ascoltare parecchio sta canzone? Cavolo, più che ascoltarla l'ho fatta suonare parecchio, tante volte, assolutamente sì. Anche tu però hai una bella presenza scenica. Sì, assolutamente, grazie mille intanto. Però quando metto un piede sul palco è quello che cerco, è quello che voglio, mi diverto tantissimo e questo è quello che conta. Quindi ti sei divertito questa sera? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Sia ad ascoltare prima che a cantare dopo. È andata bene come speravi? Ma sì, sì, assolutamente sì, dai. Bene, allora siccome appunto le prospettive sono buone, ti sei piaciuto sicuramente anche al pubblico, però dobbiamo fare anche per te un appello, ovviamente per cercare di raccogliere più voti possibili. Allora, ciao ragazzi, io sono Andrea, votate per me. Un'altra puntata di Singing Time è terminata e ovviamente l'invito a votare tutti i talenti che avete sentito su www.cittafiera.it, ma la scoperta di questi cantanti non è terminata perché la prossima settimana, sempre alle 21.30 su Udinese TV, torneremo a vederne delle belle.